Un importante avanzamento deve essere portato avanti anche nella formazione dei medici, perché la lotta al dolore, la terapia del dolore, l'umanizzazione delle cure possa fare ulteriori passi avanti. Lei su questo ha molto insistito nel suo intervento in occasione della presentazione della 18ª giornata nazionale del sollievo. Sì, ho insistito perché devo dire sulle terapie del dolore occorrono competenze particolari. Che non sempre, come dire, quelle competenze sono diffuse. La sensibilità c'è in tutti i medici, ma c'è una competenza particolare dal punto di vista clinico e devo dire anche dal punto di vista anche umano. Per questo è opportuno anche fare una riflessione, e sarà l'occasione del convegno con Agenas, le competenze oggi necessarie all'interno del sistema sanitario. Probabilmente si tratta di organizzare meglio qualche corso universitario, probabilmente qualche master formativo, ma in qualche maniera bisogna elevare il livello della formazione e anche qui per fare in modo che sia diffuso tutto il sistema sanitario. Non si tratta di competenze soltanto cliniche, ma devo dire anche competenze diverse, multidisciplinari, si dice così.